Sanremo con Pino Strapioli. Prima della pubblicità ricordo a tutti i radioascoltatori di Rai Radio 2 il nostro numero 348 7 300 200. Fra pochissimo sarà con noi Laura Valente, cantante, Laura Valente interprete, Laura Valente moglie di Pino Mango, e ricorderemo con lei l'immenso Pino Mango. A fra poco. Sanremo. Siamo di nuovo in onda, sono le 11:34 e come promesso al telefono Laura Valente. Laura, buongiorno. Buongiorno Fino, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno grazie, a te, grazie per avermi invitato. No, grazie a te. Per me è un grande piacere, ma i nostri radioascoltatori, noi abbiamo iniziato questo programma a gennaio, prima di Sanremo, e non dico una bugia, non tutte le settimane, ma una sì e una no, ci veniva richiesto un brano di Pino Mango. E per cui questa mattina quando l'abbiamo annunciato continuano ad arrivare messaggi di ringraziamento. Prima di andare a ricordare Pino con te, prima ascoltavamo Alex Britti e dicevo da ragazzino lui scopre la chitarra. La chitarra è anche una tua scoperta giovanilissima. Ah beh sì, la chitarra io me la sono trovata in casa perché papà suonava la chitarra, insomma, per cui è stato un attimo, no? Prendere la chitarra la puoi anche strimpellare, per cui ho iniziato così, poi un po' il pianoforte, un po' tutto, ma vabbè, di base la voce. Di base. Sì. Chi è stato a capire la tua voce, a dire nella voce di questa ragazza, nella voce di Laura, cioè... forse a scuola, sai? Quando fai alle elementari che ti fanno cantare le canzoni, mi ricordo che già alle elementari la maestra mi voleva sempre far fare da solista e io ero timidissima e mi vergognavo terribilmente. Poi in chiesa, al coro della chiesa, io ho fatto un inizio canonico, proprio quello del coro della chiesa, poi fai la solista e poi eccetera, e ci sono nata Pino con una bella voce. Poi io l'ho coltivata, l'ho studiato, l'ho amata, l'ho seguita, però ci sono nata con un dono che poi hai affinato, cioè hai lavorato, e poi ascolteremo la tua voce. E adesso noi come primo brano da ascoltare abbiamo scelto la rondine di Pino. Brano meraviglioso che l'ha fatto volare alto. Lui era da poco che si era messo a scrivere anche i testi e devo dire che La Rondine è un testo in cui si legge tutta la sua anima spettacolare, la sua capacità di approfondimento e la sua vocazione poetica. È vero, c'è la vocazione poetica, perché ricordiamo che lui non è soltanto un musicista, non è soltanto un cantautore, ma è un poeta, uno scrittore. A tutti gli effetti, ha pubblicato due libri, certo. E uno poi l'abbiamo pubblicato noi, diciamo nel 2015, con una raccolta di tutte le sue poesie che insomma stanno avendo grande affermazione. E si affacciano anche nelle scuole, ho letto, no? In alcune scuole. Si affacciano nelle scuole, ma ti dirò anche una piccola cosa che è proprio successa ieri, che siamo stati contattati dal piccolo Museo della Poesia di Piacenza, che aprirà il 5 settembre, e hanno chiesto di avere dei manoscritti di Pino che pubblicheranno, che metteranno in questo museo, insieme a una sezione classica di Leopardi Ungaretti. Per la poesia contemporanea hanno chiesto poesie di Alda Merini e poesie di Pino, quindi io te lo dico in la poesia lui la grazie, mi vengono i brividi, ma è la verità, immagino, la poesia lui l'ha scritta, ma la poesia l'aveva proprio nella voce, queste sonorità che vabbè, ascoltiamo La Rondine. Che mi scriverai, forse
che ne sai dei sogni. Nonostante tu sia la mia Mango, la rondine, siamo sempre al telefono con Laura certo. Valente. Laura, io ho un solo ricordo fisico, eravamo a Maratea in un piccolo ristorante su una terrazza e voi eravate seduti accanto al tavolo e mi sono avvicinato appino a te, ci siamo salutati. Io ho una memoria proprio ormai andata completamente, per cui proprio devo dire adesso perché mi ci fai pensare ho capito forse anche di quale ristorante parli. È che il ristorante sulla piazzetta eravamo seduti. Lì e io stavo per mangiare sotto, mi hanno detto ma sopra c'è Pino Mango insieme a Laura, ho detto allora voglio tanti salire sopra. Sì. Tanti, e beh tanti questa anni è la fa. Terra di Pino, la Lucania, Maratea, Lago Negro. Maratea è nata nostra figlia Angelina, Filippo è nato a Sapri, cioè è proprio la sua terra d'appartenenza, quella che non ha mai voluto lasciare. Mai, ho dovuto trasferirmi io da Milano, venire a vivere giù a Maratea. Ti dico venire a vivere giù perché sono qui adesso io. Ah, sei al Lago Negro adesso? Guarda, dopo il lockdown a Milano non vedevamo l'ora di prendere e partire e tornare a casa perché avevamo proprio voglia di stare qui e quindi faremo l'estate qui a Lago Negro. E Maratea, sai bene che è proprio a pochissimi chilometri, è il nostro mare praticamente. È il vostro mare, certo. Senti, però, insomma, nonostante questo attaccamento alle radici, questa difficoltà di lasciare la sua terra, è un uomo coraggioso e musicalmente molto per il viaggio, ma il coraggio io lo associo molto a Pino, o sbaglio? Assolutamente, lui era un caterpillar, lui lui rispettava solo, guarda, aveva grande rispetto dell'arte, della sua voce e della sua e del suo sentire, delle sue sensazioni, per cui non esitava a mettersi contro tutti quando aveva proprio una certezza sul singolo da fare, sulla strada musicale da percorrere. È un uomo che diciamo non ha accettato compromessi, insomma, nella vita, ha sempre fatto quello che
pensava fosse giusto per la sua espressione artistica. E vabbè, infatti il risultato e l'eredità che ci ha lasciato, e questa è la meraviglia delle cose che ci ha lasciato, non ha accettato compromessi discografici, di mercato, no, meccanismi. No, è evidente, no, perché è evidente, lui poi aveva deciso anche di vivere a Lago Negro, di non seguire, sai, le proposte di tanti suoi amici, ma no, dai, devi andare a vivere a Milano, devi andare a vivere a Roma, invece lui se ne stava qui, tra l'altro in un momento in cui internet non era ancora come adesso, no? Certo, per cui il fatto era della tutto più complicato. Effettivamente era un po' castrante il fatto di non stare lì. E però lui, devo dire, in questo era assolutamente puro, era un uomo puro, era un uomo libero, e quindi ha fatto quello che è sentito di fare, e io sono ben contenta. E siamo contenti anche certo, noi. Adesso invece certo. Ascoltiamo la tua voce, dai, la tua no. collaborazione con Mattia Bazar. Vabbè, sì, dai. È stato un bel periodo, un bel momento, periodo no? della mia vita. Sì, dieci anni di collaborazione. Veramente importante, io ho imparato tutto con loro e ho passato dieci anni meravigliosi. Ascoltiamo Dedicato a te. Guardavo la vita
Laura Valente, Mattia Bazar dedicato a te. Ti piace Sanremo, riascoltarti? Sanremo 1993. Era un Sanremo. Vogliamo dire, viva Sanremo, diciamolo. Diciamolo, viva Sanremo, un Sanremo 1993. Sì, 93, quinta posizione nella classifica finale, ma al di là di questo devo dire una bella soddisfazione, un bel successo, era una canzone molto orecchiabile, molto popolare. Ed è entrata nel cuore di tanta gente. Una bellissima canzone d'amore. Beh, tu hai vissuto con Pino una grande, grande storia d'amore. Pino, 30 anni. 30 anni proprio pieni. Un inizio complicato perché, ovviamente, lui, uomo del sud, aveva 9 anni più di me. Io ero una ragazzina milanese che studiava alla Bocconi, che voleva cantare, però non avevo ben idea di niente. E poi da lì è iniziato un percorso che abbiamo fatto insieme, bellissimo, bellissimo. Sono nati poi Filippo e Angelina. E la musica che poi ha contagiato anche loro, anche Filippo e Angelina. Come poteva non essere? Cioè, per forza, cioè vivevano in una casa e vivono tuttora in una casa dove si parla, si ascolta musica, si fa musica continuamente. Quindi non era possibile che in qualche modo non si ammalassero anche loro Questa cosa. Si sono ammalati. Sì, e stanno cercando la loro strada, sai, non è facile, ma è un bel patrimonio avere voglia di fare musica. Quando uno ha una passione, sì, certo. Sì, poi è un bel modo di vivere la vita, no? Qualsiasi tipo di arte ti porta, certo, a vivere una vita un po' parallela rispetto a una vita che a volte invece potrebbe. Sì, che poi si può vivere come protagonisti o semplicemente ascoltando, fruendo la colonna sonora, cioè crearsi un universo parallelo. Perché spesso la vita è veramente troppo difficile, troppo dura, no? È come vedere un film e togliere la colonna sonora, diventa brutto il film addirittura a volte, invece se tu metti la musica, una scena che non vuol dire nulla diventa meravigliosa. Torno al titolo del brano che abbiamo ascoltato, dedicato a te. Tante sono le cose che negli anni vengono dedicate alla memoria certo, di Pino. L'amore è un cerchio più forte della paura, mi riferisco al Magna Grecia Awards 2020. Sì. Il prossimo 28 luglio a Gioia del Colle, dentro metti scrivo, c'è un omaggio a Pino, parteciperà Risa, Giovanni Cacca, Anastasio, anche tu ti esibirai. Sì. Io devo dirti che ho chiesto di non esibirmi in una serata dedicata a Pino, non mi sembrava proprio il caso, però io sarò assolutamente presente e sarò molto parlante, nel senso che parlerò con Fabio Salvatore, mi piacerà raccontare. Ricordiamo che Fabio Salvatore è uno scrittore e che è l'ideatore del Magna Grecia Awards, certo. Sì, è l'anima del Magna Grecia Award da moltissimi anni. Ci siamo incontrati l'altro anno per la prima volta e è nata l'idea di creare un premio Magna Grecia, menzione speciale Pino Mango, individuando artisti che in qualche modo ripercorressero alcuni tratti delle caratteristiche di Pino. Ecco, prima abbiamo parlato di coraggio, sì, e l'artista che io quest'anno mi onorerò di premiare con il premio Magna Grecia, menzione speciale Pino Mango, è Anastasio è un artista che veramente è stato è l'emblema del coraggio, questo giovane ragazzo che insomma adesso ha 23 anni, ma ne aveva 21 quando è andato X Factor, che è arrivato lì e secondo me ha proprio stravolto le regole dei talent, nel senso che il talent nasce come una scuola, cioè tu entri, fai una proposta, impari e poi esci che sei un professionista, certo. Lui è entrato già da professionista, lui è arrivato ai provini cantando il pezzo che poi l'ha portato del successo, cioè La fine del mondo. Lui l'ha presentato già ai provini ed era già esattamente così. Ma infatti è una bella idea, magari nella prossima puntata faremo due chiacchiere con Anastasio. La nostra Valentina Totta, la nostra curatrice, dice sì. Bravi. Si metterà alla ricerca di Anastasio, quindi ricordiamo il 28 luglio Gioia del Colle. È bello ricordare che il presidente onorario di quest'anno è Fiammetta Borsellino e questa edizione è dedicata a Nadia Toffa. A Nadia Toffa, ahimè. Sì, guarda, te l'ho detto, la vita è dura, ragazzi, quindi cerchiamo di godere dell'arte, perché dell'arte e allora torniamo poi a godere l'espressione dell'amore, quindi insomma questo. Hai detto amore, hai detto arte, hai detto emozioni, certo. Mango, amore per te.
che tu sei, lo so. Io vorrei raggiungerti in trasparenza. Tutto è vedere te con i vestiti e senza. Passerei tutta la vita. Voglio ritrovarti qui nei miei risvegli, l'aria dei capelli tuoi respirare voglio. Tu sei lo so, mai come prima. Amore per te, Pino Mango. Laura, Laura, Pino. Stanno arrivando un'infinità di messaggi, mi accarezza l'anima, una radioascoltatrice ha detto. Meraviglia. Chiedono il dicembre degli aranci, chissà se nevica, logicamente oro. Ma magari certo. Noi a settembre torneremo. E, sì. E stiamo piacendo anche al nostro direttore, a Paola Marchesini, e quindi mi sembra un'ottima cosa. Questa mi sembra un'ottima cosa. Veramente, sì. Io ringrazio tutti, posso veramente rubarti un secondo? Certo. Saluto tutti quelli che amano Pino, sono tantissimi, mi hanno sempre, ci hanno sempre sostenuto in questi anni, nei momenti brutti, poi dopo con delicatezza e poi con amore, e adesso che noi siamo meglio, che stanno nascendo delle cose bellissime intorno all'arte di Pino, io sento proprio la gioia e la condivisione con loro. Li voglio salutare tutti con tanto amore, con tutto l'amore che conta davvero, come diceva sempre Pino. Laura, grazie. Allora io tanto ho il tuo numero, magari ci sentiamo. Ma volentierissimo, Pino, è un piacere parlare con te. Vengono bene le interviste, è venuta bella questa qui, no? Anche secondo me, lo sai, sono vero? D'accordo. Abbiamo dei tempi abbiamo dei tempi perfetti. Non ci sarò il 28 luglio ad abbracciarti a Gioia del Colle, purtroppo. Peccato. Ma ci troveremo, chissà, magari a Maratea. Ma perché no? In quel ristorantino? Ma dai. No, invece spero di risentirti presto e di fare delle cose belle con te. Ma grazie. Grazie. No, c'è il nostro regista che è un calabrese molto molto severo, mi ha detto: hai sforato. Sto sforando con la signora Laura Valente. Laura, buon sabato, un abbraccio. Un bacio a tu, grazie Pino, veramente di cuore, un bacio a tutti, grazie. Grazie a te. Adesso Onda Verde, poi 3x2 con i gemelli di Guidonia. A domani. Con Pino Strabioli, il sabato e la domenica dalle 11 su Rai Radio 2. Radio 2.